Lo diciamo che l'obiettivo è ritornare subito in B? Diciamo che l'obiettivo è importante, poi tutti partono per cercare di vincere e Pescara ha l'obbligo di provarci, ma non sarà sicuramente una passeggiata, però cercheremo di allestire una squadra competitiva per giocarcela, come diceva il mister, fino alla fine. Credo che ci saranno 6 o 7 undicesimi sicuramente nuovi. E poi la lista in Serie C sono 24 giocatori, di cui più un giovane di serie, poi i giovani ne puoi avere quando ne vuoi, cioè i giovani non contrattualizzati ne puoi avere quando ne vuoi, e noi da questo punto di vista credo che siamo anche abbastanza fortunati, perché come dicevo prima abbiamo un settore giovanile, una primavera in questo caso, che ha nelle proprie fila diversi giovani di grande prospettiva. Faccio qualche nome di possibili nuovi e qualche nome già in rosa, mi dica chi concretamente può vestire la maglia del Pescara: Gliozzi e Durzi tra i nuovi. Ma sono, quando si parla di giocatori importanti per la categoria, questi ci sono, quindi è evidente che anche noi che vogliamo allestire una squadra competitiva ci pensiamo, però devo dire la verità, non abbiamo né parlato con il Monza né tantomeno, se non vado errato, Durzi del Napoli. No. Però non ci crediamo. No, è la verità, in questo momento è la pura verità. Lianes e Zappella in grosso sono a un passo? Ma come diceva Matteassi prima, noi abbiamo 4-5 profili che sono pronti. Abbiamo stabilito, no, non li dico, non dico i nomi fin tanto che non avranno firmato, ma sono 4-5 giocatori che 90% partiranno per il ritiro con noi. Questi tre nomi che ha fatto? Potrebbero. Sui virgolette vecchi, non come età, ma che hanno già il contratto, ci dice lei un nome che sicuramente resterà a Pescara, che è non incedibile o che comunque vuole che resti a Pescara? Ma io ho sempre detto, i giocatori che sono a Pescara sono tutti giocatori importanti e giocatori validi, non sta a me dire il nome di chi rimane o chi va via, perché come dicevo prima, sapete bene che tutti quanti, ma non lo dico per fare una, magari per parlare male della categoria dei giocatori, però è evidente che se a qualcuno di questi importanti dovesse arrivare una proposta importante, sarà difficile trattenerla a Pescara, quindi dobbiamo aspettare da una parte e dall'altra gli eventi e poi magari capire chi rimarrà a Pescara e deve rimanerci con la testa per giocare un campionato che non sarà una passeggiata. Chi non ci vorrà rimanere, faremo in modo e maniera di poterlo dare via. Ad oggi il Pescara al girone B è preoccupato per eventuali ripescaggi o decisioni della Covisoc, l'inserimento nel girone sud, però lo scorso anno in semifinale playoff tre erano nel nord. A dimostrazione che non c'è un girone più forte o un girone meno forte, sono poi gli organici che si costruiscono forti o meno forti, quindi i campi oramai, una volta magari si diceva che nel sud c'erano campi un po' meno performanti e oggi per le regole devi avere i campi in ordine e quindi ci sono strutture anche al sud, sicuramente un girone un po' più caldo, la tifoseria un po' più calda, però devi sapere che se devi giocarti in un campionato per vincere, quelle sono le squadre.